Sono 1.600 i nuovi soci che hanno deciso di entrare nel mondo della banca di credito cooperativo Ravennate Imolese e a loro ieri è stata dedicata la serata organizzata al Teatro Masini dall'Istituto di Credito, un appuntamento che la BCC tradizionalmente dedica al migliaio di persone che annualmente si associano alla cooperativa. Sono 23.000 oggi i soci della BCC, fra loro anche molti giovani verso i quali la banca ormai da tempo ha avviato progetti appositamente ideati. La serata di ieri è iniziata con il benvenuto del presidente Ricci e del nuovo direttore Ceroni e con l'illustrazione dei vantaggi offerti dall'ente ai propri associati. La seconda parte della serata ha visto in scena lo spettacolo La Paloma di Pamela Villoresi, una carriera fra cinema e teatro fino alla partecipazione al premio Oscar La Grande Bellezza. Direttore, oggi si accolgono i nuovi soci della BCC, 1.600 gli iscritti nell'ultimo anno, un bel numero. Sì, diciamo che questo è un evento ormai tradizionale con cui la BCC accoglie i soci che sono entrati a far parte della cooperativa nell'ultimo anno. Il numero fortunatamente continua a crescere e questo direi che è il primo segnale della buona salute della cooperativa, prima ancora della banca. Lo scopo della serata è soprattutto quello di renderli informali, di renderli edotti di quelle che sono le caratteristiche della cooperativa di credito di cui sono entrati a far parte, di come si cerchi di coniugare l'attività della banca a quella della cooperazione, a quella del supporto mutualistico, a quello che rappresenta in generale l'articolo 2 del nostro statuto, che sono proprio i principi ispiratori della nostra cooperativa. Quindi credo che sia un momento importante, necessario, anche perché è il primo incontro che i soci hanno direttamente con la cooperativa, con le sue forme istituzionali. Ecco, premierete anche 4 ragazzi più giovani, classe 96, per voi i giovani rappresentano sempre una fonte speciale. Sì, questa direi che anche questa sta diventando una tradizione, nel senso che è diventata abitudine premiare i soci più giovani fra quelli entrati. E direi che lo scopo è duplice: da una parte sicuramente dare un riconoscimento ai più giovani soci della cooperativa, ma soprattutto perché rappresenta nei nuovi soci c'è sicuramente una fetta molto importante di giovani soci, e questo direi che rappresenta il vero futuro della cooperativa, oltre che come dimensioni, ma anche come interventi culturali, apporti culturali, costumi, schemi di pensiero, perché è importante per noi guardare al passato, essere orgogliosi di questo passato, ma anche e soprattutto necessario stare al passo con i tempi. È solo l'apporto di nuova linfa, di giovani, anche fra i soci, naturalmente fra i collaboratori, è uno strumento utile e necessario. Presidente, ormai è una tradizione per la BCC festeggiare l'ingresso dei soci nella cooperativa, ma che cosa vuol dire per voi avere i nuovi soci? Beh, è un benvenuto intanto a questi che hanno scelto di aderire a una famiglia allargata come la nostra, no? Che ormai è arrivata a 23.000 soci, e quindi è un benvenuto che cerchiamo di spiegare ai nuovi arrivati dove la famiglia, com'è la famiglia, perché questa cooperativa a mutualità prevalente, cosa vuol dire lavorare in maniera prevalente con i soci, cosa vuol dire aiutare il territorio, e quindi cerchiamo di spiegare ai nuovi arrivati quello che altri hanno avuto più occasione di conoscere. Quindi è un'attenzione a chi ha fatto la scelta di entrare in cooperativa in questo anno. Ecco, perché diventare soci? Che cosa vuol dire invece per i soci diventare soci della BCC? Cosa vuol dire? Intanto è una scelta di scegliersi una banca di territorio, una banca amica, una banca dove tu sei partecipe, non sei un cliente qualsiasi, ma sei un socio che hai scelto di fare la tua attività come qualsiasi, come faresti con qualsiasi banca, solo che operando nella cooperativa del territorio tu sai che se c'è una lira di margine, se c'è una lira di aiuto al sociale, lo fai nel territorio dove tu hai contribuito. Noi non possiamo andare a restaurare il Duomo di Milano, non avrebbe senso per noi, no? Ma dobbiamo farlo sulla società sportiva, sulla parrocchia, sulle iniziative dove i soci vivono, dove i soci partecipano. Quindi riteniamo che sia un modo per rendersi un socio attivo,
un socio che fa la sua attività e in più contribuisce al sostegno e allo sviluppo della propria area dove abita. Oggi consegnerete un riconoscimento ai 4 ragazzi più giovani che sono diventati soci quest'anno. Per voi giovani sono molto importanti, ad esempio riservate ai giovani il borse di studio. Sì, diciamo nella tradizione delle casse rurali, prima del 90, del 91, prima della riforma, i soci prevalenti dovevano essere agricoltori e artigiani. E normalmente si faceva un socio per famiglia, perché era considerato la famiglia. Oggi invece facciamo soci tutti quelli che hanno un'attività, tutti quelli che possono avere un conto corrente, tutti quelli che hanno una carta di credito, tutti quelli che svolgono. I tempi sono cambiati e quindi anche questa attenzione ai giovani è un qualcosa che cerchiamo di aiutare. Nel caso delle borse di studio, andare a fare esperienze anche su altri territori per vedere e portare a casa idee, perché noi vorremmo che andassero a vedere, portare a casa idee e investire sul proprio territorio, non perché vadano all'estero, ecco, almeno questo è la nostra intendimento. Ecco. E stesso discorso, stasera è una serata solo per fare un po' di scena, è quello di premiare i più giovani, per dire che c'è un'attenzione a chi in gioventù ha scelto di far parte della famiglia.